attivando insieme a, ci sono anche dei consiglieri comunali. Cornice suggestiva per il secondo appuntamento della giunta comunale di Lodi con i suoi cittadini. Sotto una luna quasi piena, la Piarda Ferrari, rimessa a nuovo da un gruppo di volontari raccolti nell'associazione Amici dell'Adda, ha fatto da scenario in riva all'Adda l'incontro voluto dall'amministrazione comunale. Ad aprirlo, il sindaco Andrea Furegato, che ha sciorinato anzitutto gli impegni presi dalla giunta per tutta la città, investimenti per 24 milioni di euro da portare a termine con una macchina amministrativa ridotta all'osso. Poi uno sguardo sui lavori fatti o in previsione per la cosiddetta Città Bassa, il quartiere di Porta d'Adda. Infine i progetti di ampio respiro sul quartiere, la ciclabile che collega i parchi comunali, la cosiddetta Greenway, la ricostruzione della piscina Ferrabini e la riqualificazione di via Lodino con un occhio di riguardo per la sicurezza in via Maddalena. Spazio quindi ai cittadini presenti. Una vera e propria valanga di problemi, suggerimenti e osservazioni che hanno colto di sorpresa gli amministratori pubblici. Fattore comune, la concretezza. Tre sostanzialmente i filoni toccati dai presenti: la viabilità, in particolare lungo via Defendente, con l'aggravante dei parcheggi selvaggi in tutto il quartiere, la situazione assai critica delle strade con buche e voragini ovunque, la sicurezza in un paio di zone che rischiano di sfuggire al controllo legale, via Maddalena e la zona sotto il ponte ottocentesco della città. Da quasi tutti i presenti, l'invito all'amministrazione comunale ad investire di più nella manutenzione ordinaria della città e meno sui progetti di ampio respiro, esattamente il contrario di quanto sta facendo la giunta Furegato, in sostanziale continuità con quanto fatto dalle giunte precedenti. Il messaggio sarà recepito? Staremo a vedere.